Maria Bonaparte, presidente di Fiabi Park. Questo è un progetto molto interessante, peraltro sulla figura di Ulisse, che secondo il mito e la leggenda, insomma, toccò anche la Calabria, chiaramente. Allora, Progetto per i bambini. sì, grazie mille per l'opportunità che anche RTC ci dà per divulgare questo progetto. Ringrazio in primis l'associazione, diciamo l'ARCI, e il presidente Rosario Bressi, il quale ci ha, assieme abbiamo lavorato dietro a questo progetto e ci hanno sempre, diciamo, spinti ad andare avanti. Anche quando avevamo perso un pochino, diciamo, l'idea di poterlo portare avanti, perché è stato, diciamo, la regione è andata avanti a scorrimento graduatorio e finalmente è arrivato il nostro turno. Noi cerchiamo di coinvolgere un pochino varie realtà e quindi anche il comune di San Floro dove siamo ubicati, andremo a Tiriolo, andremo a Roccelletta con i bambini, quindi ci saranno varie uscite, faranno attività di pittura con il maestro Pino Monterosso, faremo yoga perché attraverso lo yoga toccheremo tematiche importanti quali il bullismo, toccheremo l'amore per il prossimo e quindi insomma cercheremo di dare delle pillole di saggezze, di conoscenze ai nostri bambini. Anche escursioni, si parte dal 23 marzo. Sì, partiremo il 23 marzo con un primo incontro dove i bambini faremo conoscenza, socializzazione e li divideremo in gruppo perché giustamente il progetto è indirizzato alla fascia di età dai 6 ai 14 anni e quindi non potranno lavorare indubbiamente tutti assieme. Presentazione di questo progetto che coinvolgerà tanti bambini a partire dal 23 marzo. Fiabi Park qui all'interno e alla scoperta di Ulisse. Assolutamente sì, siamo felicissimi di iniziare, non vediamo l'ora. Il progetto prevede una partecipazione di 45 bambini, quindi dobbiamo raggiungere questo numero, anzi speriamo in tempi brevi per poter iniziare, perché il nostro obiettivo è quello di far capire quanto sia stata importante la ricerca del professore Armin Wolf. Ci basiamo su quelli che sono stati i suoi studi e quindi vogliamo far conoscere Ulisse in tutte le sue forme e capire quanto è importante anche per la Calabria stessa. Uno studio del genere. All'interno e nell'ambito di questo progetto promosso da Fiabi Park, il protagonista sarà Ulisse, una figura che lei quest'oggi ha introdotto e illustrato molto bene. Quale vuole essere il messaggio anche ai ragazzi? Sulla figura di Ulisse, chiaramente. Intanto ringrazio la scuola di San Floro, perché ha messo al centro del suo progetto una figura di straordinaria modernità. Qual è quella di Ulisse? Peraltro legato comunque, almeno Legato, per quanto riguarda il mito, la leggenda, alla sì, nostra Calabria. legato alla nostra terra, perché la teoria del professor tedesco dell'Armin Wolf dell'Università di Francoforte dice che Ulisse arrivò naufrago sul Tirreno, incontrò Nausicaa, la principessa dei Feaci, fu portato a Tiriolo, che era la sede della Reggia. E poi con una nave, i Feaci, popolo ospitale, lo portarono direttamente a Itaca, partendo grosso modo dalla Roccelletta. Ulisse è l'eroe occidentale che si basa sulla sua intelligenza, sulla sua sagacia, la sua accortezza. Ulisse non aveva degli ascendenti dei come Polifemo che lui ha accecato. Polifemo era il figlio del potentissimo dio del mare, Poseidone,